Ora voi ragazzi mi dovete spiegare un attimo come ha fatto il Benevento a strappare 4 punti su 6 alla Juventus. Io una squadra così scarsa non l'ho mai vista per ora. Forse il Crotone, ma senza offesa. Si sono resi pericolosi forse un paio di volte. Ha fatto una grande prata Donnarumma, ma non sono esistiti. Abbiamo giocato solo noi, abbiamo fatto 12 tiri in porta. Mi chiedo come questa squadra possa aver fatto 4 punti su 6 con la Juve. Comunque sia, bentornati sul canale. Questo è un video dove abbiamo vinto, quindi non lo guarderete. Per i pochi milanisti che vorranno avere il piacere di poter guardare questo video, ve lo racconto. Allora, non sono contento, non sono esaltato, non sono entusiasta, perché abbiamo fatto il nostro dovere. Non abbiamo fatto nient'altro che vincere. Questa è una partita che dovevamo vincere, l'abbiamo fatto. È una partita che dobbiamo vincere, come quella col Sassuolo, come quella con la Sampdoria, come quella con lo Spezia, con l'Udinese. È una partita che dobbiamo vincere e l'abbiamo vinta, direi, agevolmente. Di loro mi ha impressionato tantissimo Montipò. Ragazzi, gli lancio una bestemmia, para anche quella. Mi hanno fatto 14 tiri in porta. E qua tra Rebic siamo alla prima volta davanti l'area. Abbiamo fatto 14-15 tiri in porta. Montipò ha parato l'imparabile, però abbiamo comunque sempre sprecato tanto. Ed è questa la cosa su cui mi vorrei soffermare momentaneamente. Il fatto che comunque sprechiamo tanti contropiedi, sbagliamo il passaggio prima di tirare. È dei mesi che lo dico, dobbiamo fare molta attenzione, perché la Juventus non ci farà fare 15 tiri in porta. L'Atalanta non ci farà fare 15 tiri in porta a partita. Quindi ragazzi, giallo per Casillas, salterà la Juventus, chi se ne frega. Però devi concretizzare di più. Sicuramente senza alcuni errori saremmo arrivati in porta più volte, avremmo fatto magari anche più gol. Ma va bene così. Ripeto, partita agevole, vissuta a tratti anche mi addormento, sebbene fossi in live. Tanto che sul mio canale Twitch trovate la live completa. E ragazzi, un po' qua dell'Inter ha vinto il campionato, non mai si sa. 75 secondi al termine, così me lo carico il video subito, fine della partita. E niente, abbiamo fatto il nostro dovere, analisi la partita molto, molto scialla. E mi sono piaciuti molto Tonali, ragazzi. Io è da inizio, insomma, da giro di ritorno che vedo Tonali che partita dopo partita, che si vinca o che si perda, migliora, 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 migliora. Mi è piaciuto molto Dalot e finalmente ho rivisto un Theo Hernandez con due palle così. Prestazione impeccabile anche di Ibra, gli manca solo il gol, gli ha negati 3 o 4. Gli ha negati 3 o 4 Montipò, Rebic c'è una rischia lì. Vabbè, c'è un tiro di Dalot in tribuna. Detto questo ragazzi, speriamo che questa vittoria, come dissi col Parma, dia morale, anche perché abbiamo una partita domenica o sabato, quando è contro la Juventus, dove ci prenderanno a schiaffi. Quindi salvatevi quello che sto dicendo adesso, perché la Juventus ci prenderà a schiaffi. La Juventus deve centrare un obiettivo a inizio stagione scontato, adesso sta diventando difficile. La Juventus, ragazzi, deve assolutamente vincere e non può fallire una partita, uno scontro diretto come quello contro il Milan. Quindi ragazzi, devo mettere in campo tutte le forze, tutti i santi, tutte le cose possibili, ma non è una novità. E spero che, come sempre, contro grandi squadre come Inter e Juventus non ci caghiamo addosso. Questa è una cosa che, ragazzi, ci frega tantissimo. Detto questo, non so perché stia aspettando il metro. Ci vediamo domani, massimo dopodomani, su YouTube, perché uscirà il video della live reaction della partita, che monterò oggi al massimo domani. Dopo il video di live reaction uscirà, attenzione, aprite le orecchie, uscirà
il quarto episodio della carriera allenatore con il Milan su FIFA 21. Siamo andati avanti e mentre domani sera su Twitch vi aspetto dopo cena, più o meno verso le 8:30, e proseguiremo su Assassin's Creed, non mancate manco per sbaglio. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e buonanotte. Anzi, se cercate VAR Sport su Twitch, adesso vado in live con tutti i tifosi d'Italia. Venite a commentare, venite a fare domande, cercate VAR Sport su Twitch, siamo lì. Volete poter chattare con me, con gli ospiti, con le altre persone, vi aspetto lì, vi aspetto. E niente ragazzi, ripeto, ci vediamo lì. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione di questo video molto inutile perché abbiamo vinto e non c'era tanto da commentare su questa partita.